Gianni Casella, eletto presidente della Massima Assise Cittadina, il consigliere di opposizione Francesco Spina resta in aula e allo stesso modo i due consiglieri di maggioranza Luigi Di Tullio e Piero Innocenti sono stati dichiarati eleggibili. Nominate le commissioni consigliari permanenti, mentre è stata rimandata a mercoledì 1 agosto la discussione sugli assestamenti di bilancio. Sono i verdetti sentenziati al termine della prima riunione della Massima Assise Cittadina di Biceglie dell'amministrazione targata Angelo Antonio Angarano. Avviato dalle 18 di ieri, il Consiglio Comunale è terminato alle 5 di questa mattina, una lunga riunione nella quale sono stati già trattati temi caldi, a partire dalla questione ambientale, dei rifiuti e della sicurezza urbana. Innanzitutto quella che si palesa sotto gli occhi di tutti i cittadini, che è quella ambientale, quindi quella del decoro urbano e dell'igiene urbana, sulla quale abbiamo già messo mano e abbiamo già fatto tantissimo in pochissimo tempo. Adesso, dopo una prima parte del programma dedicato a mettere in pratica tutte le misure necessarie per ripulire la città, adesso parte anche la parte relativa alle sanzioni e quindi, diciamo, alle multe destinate a chi continua imperterrito a sporcare la propria città, e poi piano piano a tutte le altre emergenze che stiamo affrontando in questi giorni. Anche quello della sicurezza urbana è venuto a galla prepotentemente, il Biceglie Calcio è ancora un tema caldissimo, quindi abbiamo da lavorare. Ha preso piede dunque il percorso intrapreso dal sindaco Angelo Antonio Angarano alla guida della città di Biceglie, con tante azioni concrete da mettere in campo e buoni auspici per il futuro, attraverso un lavoro di squadra promosso anche grazie alle critiche costruttive mosse dall'opposizione. Io, mettendo da questo consiglio comunale, che sia un consiglio comunale vivo, pulsante, che sia fatto da consiglieri comunali che intervengano, che esprimino le proprie idee, le proprie convinzioni, le proprie ragioni politiche, sia da parte della maggioranza che dall'opposizione. Mi aspetto un'opposizione che sia costruttiva, propositiva e anche sia da pungolo quando ritiene che la maggioranza si fermi il suo slancio, oppure che possa fare ancora meglio la maggioranza. È quello che ho fatto io in questi anni, ma sono sicuro che, visto la composizione del Consiglio Comunale, questo sarà un bellissimo Consiglio Comunale.